Vabbè, comunque dov'è sta scala? Cosa doveva essere? Tipo verso di qua? Oh, oddio, che succede? Luca, tutto bene? Tutto a posto? È successo un casino qui sopra? Sono qua giù, Espy. Eccoti. Oh, ora penso di capire qual è il grosso problema della nostra vacanza. Stai fermo. Che cosa? Cosa c'è, Luca? Passo. Cosa c'è di così tanto pericoloso? Non c'è più la punta. Come non c'è più la punta? Si è spezzato a metà. Si è spezzata la nave a metà. Non ci credo. Una bella crociera. Ed era pure in sconto. Certo che abbiamo scelto proprio una crociera perfetta da farci per questa bella vacanza. Che te ne pare, Luca? Non ti piace? Questa bella atmosfera? Sì, comunque non mi disturbare. Sto leggendo il mio libro. Ok, scusami, ma dovresti metterti seduto per leggere. Oh, abbiamo degli invasori in casa. State fuori, signori. Luca, hai visto che gente che c'è? Oh. Guarda che roba! Oh mio Dio! Espy? Chi è sto tizio? L'hai inventato tu? Ma cos'è sta roba? Ma come mai sono tutti qua dentro? Ma... Cosa diavolo è stato? Non lo so, Luca. Espy, questo era un bel botto. Ma decisamente. Mi sa che è successo qualcosa nel corridoio. Aspetta, fammi vedere. Sa, andiamo a controllare. Tutta sta gente è venuta ad avvisarci. E vengono a sbatterci le porte in guarda faccia. Guarda che casino. Guarda che roba. Perché sono tutti qua fuori a correre? Tutti sono usciti fuori dalle proprie stanze. Espy, è successo qualcosa di grave. Mi sa che tutti hanno sentito il botto. Anche secondo me, Luca. Ma cosa può essere successo? Cosa può essere andato storto? Porca miseria, dobbiamo assolutamente capirlo. Sì. Dobbiamo salire su e vedere cosa è successo. D'accordo. Va bene. Io raccolgo le nostre cose che non si sa mai. Io chiedo in giro. D'accordo, a tra poco. Espy. Dimmi. Espy è più grave di quanto credevamo. Cioè? Ci sei? Hai preso tutto? Circa, in realtà non ho niente perché ci hanno fregato tutto. Abbiamo lasciato la porta aperta. Ah. Presente il tizio di prima? Perfetto. Successo che ci ha fregato tutto. Sì, l'ho visto. Infatti mi sembrava. Con quelle sopracciglia unite, Luca. Comunque, ci ha fregato niente, tutto. Non avevamo niente di troppo valore. Ho tutto addosso io. I gioielli. Ma come gioielli comunque, addosso? Espy, sto ridendo, ma è la cosa più. È successa una cosa gravissima. Che cosa? Ho sentito voci che dicono che la nave è andata a sbattere contro qualcosa. Non so cosa, non so dove, ma a quanto pare sta imbarcando acqua. Oh no. Un sacco di acqua. Quindi allora dobbiamo andare. Insomma, dobbiamo trovare un modo per andare su, almeno raggrupparci. Ma si sposti, signore, sta parlando di uscita. Porca miseria, dobbiamo sono pure violenti. Scala, Espy, tutti. Hai ragione, dobbiamo trovare una scala. Guardiamoci intorno, Luca. E mi raccomando, che non ci sente. Fai silenzio. Non devono guarda sapere che stiamo scappando. Se no si affollano ovunque e non ci permettono di scappare a noi, capisci? Quindi facciamo un po' di attenzione. Cerchiamo un bel posto. Anche se Luca, ho qualcosa da dirti. Cioè? Mi scappa. Ma adesso? Adesso sta arrivando l'acqua. Aspetta, non farti sentire. Lo so, ma sai cos'altro sta arrivando da me? Cade giù tutta la nave. Guarda che se non me la fai fare la allago io sta nave. Per cortesia, Luca, sii gentile. Ma hai sentito che botto? Un minutino. Vabbè, va bene. Vai un attimo, vai veloce. Mi sbrigo, arrivo. Ah no, questo è quello delle signore delle... Oh, porca miseria, quello delle signore è sbagliato. Giusto, eccolo qua. Permesso, si può. Oh, porca miseria, Luca, è esploso tutto qui dentro. C'è acqua ovunque. Guarda, guarda che roba. No, dai, impossibile. Le tubature sono esplose tutte. E vabbè, com'è che la faccio? Io non riesco a trovare. Dobbiamo trovare una via d'uscita, fai in fretta, falla lì. Ma non riesco a trovare nemmeno i bagni. Scusi, signore, da questa parte sono i bagni. Ma mi faccia vedere. Oh, è questa la porta. Signore, per favore, si sposti. Si sposti che non riesco a passare. Ma porca, ma vada via, per cortesia. Oh, oddio. Espy, che è successo? Cos'è stato? Una hai bella rotto esplosione. Il bagno? No. Ma non sei sono sempre io. Tu a rompere i bagni. Vieni fuori di qua. Ma guarda in che condizioni okay, è. Ti ci picchi pure. Muoviti. Per fortuna l'ho fatta. Dobbiamo trovare una scala. Un modo per salire. Mi sa che di qua. Secondo te si offendono se l'ho fatta fuori dal water? Per inizio avere un po' di pietà per queste persone. Se le avvisassimo. Dici che dobbiamo avvisare. Vabbè, io Espy non avviserei comunque. Non ne vale la pena. Vabbè, comunque dov'è sta scala? Una cosa doveva essere. Tipo verso di qua. Oddio, che succede? Luca, tutto bene? Tutto a posto? È successo un casino qui sopra. Sono qua giù, Espy. Eccoti. Sono qua giù, sono caduto. Arrivo anch'io. Credo sia esploso un motore o qualcosa di meccanico. Guarda che casino qua sotto. Mamma mia, è l'inferno qui sotto. Guarda che roba. Tutto a fuoco la sala motori. Dobbiamo provare a risalire però, Luca, altrimenti... No, Espy, lì è esploso tutto. Non credo possiamo salire. Lo so. Cosa facciamo, scendiamo? È un bel saltino giù, lo facciamo, che dici? Vai, piano. Con molta calma. Ok, in mezzo alle fiamme. Ma cosa stiamo facendo, Luca? Anche perché guarda tra poco... quanto fuoco. Potrebbe esplodere ancora. Qua è esploso tutto, eh. Sì, qua lo so. È pericoloso. È un labirinto. Mannaggia, no. Strada chiusa. Oh, no. Oh, veramente, stai scherzando. Ma porca miseria, ma oh, quanto sì, devono essere strada. Grandi questi. Vieni. L'hai trovata? Perfetto, ti raggiungo. Ah, fuoco. Oh mio Dio, guarda quanto se vedi una scala là. L'hai okay, vista? Quella intera. Perfetto, andiamo d'accordo. Porca miseria, non vedo l'ora di tornare a casa e farmi una bella doccia. Acqua, perché non arrivi? Qua, Espy, corri. Perfetto. Scale di emergenza. Verso ancora altro inferno.
Dai Luca, a questo punto andiamo, non possiamo fermarci ora. Siamo quasi... Che succede? Oh mio Dio! Hai sentito? Cosa? Non hai sentito che si è inclinata la nave? È arrivato il terremoto? Ma che terremoto? Si è inclinata la nave verso avanti. È vero, hai ragione, guarda il corridoio. Come è inclinato? Ma come sta affondando? Vuol dire che stiamo imbarcando acqua. Scusa, aspetta. Fa vedere. Qua c'è un'uscita. Che cosa? Come sta andando la cosa? Beh, no, l'acqua è ancora bassa, Poco. Luca, io direi di sbrigarci, non stare lì a mirare il panorama, che non è il caso. C'è appunto sott'acqua. Ok, dobbiamo trovare qualcosa. Andiamo. Sala manutenzione. Beh, direi sì, non abbiamo troppi altri posti in cui andare. Guarda come si è inclinato, guarda le scale. Oh no, anche la scala, è vero, hai ragione. Vabbè, entriamo qui, magari siamo un pochino più al sicuro. Non c'è nessun tecnico, cioè. Ma salve, hai visto che roba? Abbiamo degli strumenti a disposizione. Prendi. È una situazione di emergenza. Sì, ma non darmi tutta la cazzuola, dammi pure la lascia qua. Meglio. E la pala, perfetto. Ok, ora siamo abbastanza equipaggiati. Oh, Luca, mi sa che qui abbiamo un altro problemino. La nave si è inclinata. Ancora? No, hai visto? No, si è inclinata ancora. Ok, non possiamo andare di là. Guarda l'acqua. Salita? Sta salendo un sacco. Porca miseria. Guarda, dobbiamo andare. Sono già andati via con le scialuppe. Guarda la punta. È vero. È tutta maledetti codardi. Beh, in realtà stiamo cercando di scappare anche noi. Ma facciamo finta di nulla, Luca. Dobbiamo trovare un modo per fuggire di qua. È tutto chiuso. Dici che di qui? Forse. Vediamo se è una soluzione. No, ma qua è pieno d'acqua. Oppure c'è troppa acqua. Vediamo. No, decisamente troppa acqua. Via, Luca. Spacchiamo quelle dalla parte opposta. Sì, soltanto riuscissi a saltare. Porca miseria. Fammi saltare. Lo sai che non ho un buon rapporto con l'acqua, Luca. Dai, andiamo. Spacca. E andiamo avanti. Dobbiamo trovare un posto. Una scala per salire. Una scala. Direi di continuare a salire. Qua. Dove? Hai trovato qualcosa? Vediamo. Sì, perfetto. Sì, una scala d'emergenza. È un po' di servizio e non mi sembra troppo stabile, però. Ma quanto grande è questo posto? Vabbè. Eppure è rotta. No, apri. Perfetto. Cosa facciamo adesso? Scaviamo, veramente. Dobbiamo spaccare. Ma porca miseria, ma guarda che dobbiamo rovinare tutta la nave. Vabbè, tanto ormai sta affondando. Ok, dove siamo? Siamo in una cucina. Non so se è la maniera giusta per fuggire, Luca. Se ne sono già andati tutti. Ovvio, non sono stupidi come noi. L'ascensore però è fuori uso. Ma la domanda è come sono andati. Perché noi abbiamo un sacco di difficoltà a trovare la via d'uscita. È un labirinto questo posto. Non mi piace. Oh, mannaggia. Qua è crollato tutto. Non importa, Luca, possiamo spaccare. Delle scale, finalmente delle vere e proprie scale. Ok, io vado. Mi sono battuto la testa. Vieni. Dobbiamo arrivare sul ponte principale. Sennò qua sotto, Espi, rischiamo troppo. Non vediamo dove l'acqua. Assolutamente. Guarda che verrà tutto sommerso dall'acqua questo posto. Che io spacco, tu piazzi i blocchi e scappiamo. È la nostra unica chance. Vedo la luce, vedo il sole. Spacca ancora, Luca. Che c'è la testa troppo grossa, lo sappiamo tutti. È questa l'uscita? Sì, è questa. Che spettacolo, finalmente. Guarda che roba. Speriamo di trovare un posto sicuro. Andiamo almeno a vedere qui. Com'è la situazione, Espi. E soprattutto verso l'alto, Luca. Così se l'acqua arriva almeno ci trova preparati. Dobbiamo andarcene via e correre. Perché qualcuno mi sa che se n'è già andato. No. Siamo troppo in basso qua, però io voglio salire su. Assolutamente, dobbiamo stare in un posto sopraelevato. Perché se arriva un'ondata d'acqua, un'inondazione all'improvviso, siamo fregati, Luca, alla grande. Vieni a vedere. Che cosa? Oh, la punta è affondata. Non ci credo, guarda che roba. Mamma mia. Ormai stiamo affondando alla grande, Luca. È meglio svignarsela. Guarda che roba. Già, è andata tutta. È tutta sott'acqua la punta. Ecco dove eravamo prima. Pazzesco, Luca. Però a questo punto direi che non vale la pena perdere tempo qua. La nostra zona era sotto. Torniamo dove è emersa. Perché altrimenti faccio una brutta fine. Dobbiamo trovare un posto sicuro. Un qualcosa dove stare un attimo. Hai ragione. Un po' di calma. Assolutamente. Dobbiamo trovare un nascondiglio. Sì, ma qua è tutto precario, Espi. Qua si spacca giù tutto adesso. Entra qua dentro. Mi sembra abbastanza buono qua sopra. Dici? Non lo so, Luca. Potrebbe crollare anche qui. Un posto in alto. Forse non sono così sicuro. È prima classe, Prima classe? Davvero? Prima classe? Mi piace il lusso. Ok, dai, dobbiamo passare gli ultimi momenti della nostra vita. Almeno facciamolo in prima classe, che te ne pare. Mi piace, Luca. Speriamo che arrivino i soccorsi. Magari troviamo anche da mangiare qui sotto. Ti immagini se ci sono qui sotto le cucine piene di biscotti? Che succede? Tieniti forte. Un altro terremoto. Questa era fortissima. Decisamente. Veniva da davanti. Che è successo? È esploso qualcosa. Espi, dobbiamo guardare perché se è stato carburante. Oh mio Dio. Guarda la ciminiera, è completamente crollata. È come un albero caduto. Guarda che roba assurdo. Luca, dobbiamo fare molta attenzione. Poteva caderci in testa. L'albero maestro. Ma aspetta, guarda di là, è caduto l'albero maestro. Ma aspetta, ma quella è terra? Sì, siamo arrivati in terra! Finalmente un'isola, finalmente un'isola in cui possiamo scendere!
Come no? Quello è un iceberg. Oh, allora ecco come mai è successo tutta sta roba. Stai fermo. Che cosa? Non fare un passo. Perché? Perché non fare... Espi, non c'è più la punta. Ma come? Si è staccata completamente da fondata. Si è spezzata la nave a metà. Ma hai visto che almeno siamo dritti come nave? Dobbiamo tornare indietro. Via, 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 via. Assolutamente, la cosa positiva è che ora siamo orizzontali. Stai iniziando a cadere. Stai iniziando a cadere pure questa. Corri. Oh, vieni qua sotto, Espi. Vieni qua sotto. Che c'è? Rifugiamoci qua. Ho qualcosa. Hai ragione. C'è uno stanzino abbastanza sicuro. Mi sembra abbastanza messo bene. E dobbiamo anche decidere come scappare da sto posto. Dobbiamo costruirci una zattera o qualcosa. Una zattera? Hai ragione. Ci serve del legno. E ci serve, penso, una vela per sfruttare il vento. Legno. Legno ci serve, la ce n'è un po'. Dobbiamo buttare d'accordo, giù l'albero. Allora fammelo vai, butta giù questo. Spaccare a me. E tu vai a cercare una vela nel frattempo. Vero, vado a cercare una vela. Tutto a posto, Luca, sei qui al buio da un pezzo. Ho trovato direttamente una specie di coso che può funzionare come vela. Che è cosa? Un banner. Però credo che funziona come vela. Mi piace, perfetto. Possiamo utilizzarla alla grande. Sì, direi che è abbastanza buono. Ci sta, okay. Siamo qua pronti. È tutto spento, punto. Però è saltata la corrente. Lo so, meglio non stare al buio, perché potrebbe crollare tutto a un momento all'altro. Ok, io ho fatto la barca, ci possiamo pure mettere la vela, ma siamo in due, Luca, come facciamo? Lo so, non riesco a farci niente, ho solo un banner io. Ho provato a pensare come dividerlo a metà, ma poi non funziona. Usciamo di qua. Sei sicuro? Usciamo di qua. Fuori, che ho pensato che potrebbe comunque entrare acqua, anche se siamo alla fine della nave. Hai assolutamente ragione. E a questo punto come facciamo? Vado a cercarla, tu aspettami qua. Sei sicuro? Vai in un punto alto. Sei un eroe, Luca. Urla. Ormai sono scesi tutti dalla nave, tanto siamo d'accordo, da soli. D'accordo, buona fortuna, Luca. Torna tutto intero, per favore. Espi? Che c'è? Tutto a posto, Luca, sei tornato? Sei Espi, vivo? Dove sei? Sono qui adesso. Ma tu vengo... arrampicato. Mi sa che sono caduto un pochino, adesso devo aiutarmi anche da solo. Comunque, salve, tutto a posto? Proprio non ce la puoi fare te, eh? Arrivo io e ti butti. Vabbè. Ho trovato un po' di lana, dobbiamo farla la vela. Però è meglio di niente. Guarda come si è inclinata, ma è stata una cosa straveloce, nemmeno me ne sono accorto. Eh beh, ovviamente affonda molto più velocemente una volta che è spezzata, Luca. Ricordati, la nave divisa a metà. Ma aspetta, c'è solo una piccola l'albero cosa. Finale, c'è l'ultima vela. Luca, una qua, piccola cosa a dirti, mi sono appena reso conto che la lana ce l'avevo già nell'inventario, quindi sei andato a prenderla per tipo cosa? Niente. La lana? Me la sono dimenticata, ce l'avevo nell'inventario, non me ne ero accorto, quindi scusa. Sei vergognoso. Dai, non prenderla così. Sei vergognoso, sono andato dall'altra parte della nave per... Lo so, mi sono distratto, scusa. Ho rischiato di finire sott'acqua. E vabbè, tanto sai nuotare, su via, non pensiamoci più. La faccio io. Ok, la fai tu. Ce l'hai la barca almeno? Sì, ho tutto quanto. La posso posizionare? Okay. Siamo pronti? Oh sì, okay. Sì, guardala. Mettiamoci la vela. Perfetto, guarda che spettacolo. Anch'io. Vela. Ottimo, e ora? Va bene, verso ti spingo. L'infinito, andiamo? Sì, dammi una spinta. Oh, piano, vai, piano. Arrivo sì! Anch'io. Perfetto, Portami. Guardala. Oh, un bel... Attento. Tuffo, oh. E tutto è risolto. Salve. Mio Dio, ma stai planando, stai volando come un gabbiano. Guarda, che spettacolo che è questa cosa. Le scialuppe! Dove? Dove sono? Ah, lì in fondo! Vedi che sono già riusciti a scappare con i maledetti. Adesso stanno dormendo. Mentre noi eravamo intrappolati in quella bestia. Ed è tutta metà è sott'acqua, guarda. Rendi conto, eravamo intrappolati lì fino a pochi momenti fa. Vabbè, Luca, a sto punto andiamo alle scialuppe. Da, andiamo alle scialuppe. Magari ci procuriamo un po' di cibo. Sì, li cacciamo. Li cacciamo, li cuciniamo. Abbiamo le provviste, no, non intendo che ce li mangiamo. Ma come non ce li mangiamo? Vai, guardali, sono lì. Ma noi quasi, sti sopravvissuti, dovremmo mangiarceli. Tanto loro mica ci hanno aiutato. Quindi, gente, questa era la vacanza sul Titanic in compagnia di Luca in Minecraft. Non dimenticate, lasciate un like, mi piace, commenti se volete un altro video come questo, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.